Sorelle, il matatapi non funziona. Allora costerebbero 2,25, lo pagate 2,06 questa confezione da 3. Poi questo, stasera c'è una gara di non so cosa, e questo è appunto un bastoncino arrivato tutto piegato, un bastoncino di bravo. Dicevo, un bastoncino di plastica normale con sto ciuffetto di fili, e uso un aghino. I colori erano assortiti e quindi lo paghi. 75 centesimi, l'ho pagato 69,
il solito sconto che ormai non sconta nulla del 15% e i punti. Forse stavolta, no, forse nel prossimo ordine, vabbè. Perché ultimamente non ho voglia di fare le recensioni, quindi ho meno punti. Allora, questa mi piace molto. In realtà speravo fosse più grossa, però è molto molto bella. Se avete paura dei ragni, andate avanti un pochino. Ecco qua. Praticamente è un ragnone, così lo vedete meglio, con il corpo con un'omega strass e queste perline così. C'era anche scuro, che era più bello, però quando ho i capelli scuri non si nota. Speravo fosse leggermente più grosso, è di metallo, però sto coso rimane. E costava $2,20, l'ho pagato 1,61. Questo coso che vedrete anche nel prossimo ordine perché mi sono accorta che l'ho ordinato sui lecchi là. Vabbè, tanto lo uso. Io ne avevo uno. Usavo e che è finito, come si potete notare, invece di avere il fondo marrone, ecco. Che praticamente è un coso che sarebbe per la ricrescita. Io lo uso perché qua ho pochi capelli, poi li ho sottili, sembro sempre pelata, e quindi lo uso fondamentalmente per quello, un po' anche per la ricrescita. Tra l'altro questo non mi piaceva tanto perché era un po' chiaro. In realtà questo forse è ancora più chiaro, però appunto ora che ho schiarito i capelli l'ho usato, infatti poi l'ho finito, però appunto con i capelli scuri era un po' troppo chiaro. Faccio vedere quello che ho comprato, questo l'avete già visto mesi e mesi fa. E il prodotto di Shein è che hanno sempre solo il nero e il castano, il biondo così no. E quindi ho preso questo di questa confezione molto carina, molto kawaii, se ricordo bene. E nel prossimo ordine l'ho presa uguale. Però vabbè, vedremo. Ecco qua, anche come packaging che è molto carino, con le scritte in rilievo. Come vedete, boh, ci dovrà essere scritto bravo qualcosa. E ecco qua. Se questo è più chiaro rispetto a quell'altro. Praticamente appunto questa è una spugnetta tamponate. È tipo un ombretto, ecco. E quindi è molto comodo. Vedete qua. E infatti peccato che non ci sia tutta sta scelta di colore. Vabbè che è asiatico, però insomma, se vendi sushi costerebbe 3, l'ho pagato 1,53. Questo recupero anche l'altro. Ok, allora questi due che costerebbero singoli, ne ho presi due, erano però inserzione. Poi guardiamo cos'altro c'è. Ok, manca una cosa ed è finito l'ordine perché appunto le altre cose non erano per me. Allora, costerebbero 0,75, li ho pagati 41 l'uno. Praticamente, siccome Lumi, come sapete dalle mie stories su Instagram, seguitemi su Instagram, e in questo periodo sta mangiando praticamente solo la roba delle Natural Good, non è così, siccome costa 1,09 a scatoletta, almeno qua, e le bustine mi sembra 0,99. Sono principalmente, vabbè, a lui mi piacciono quelle al tonno, sono principalmente cose di tonno in gelée con tonno e mirtilli, tonno e papaya, tonno e sardine, tonnetto, pollo e le bustine. Ora appunto, siccome le bustine sono fatte un po' a scagliette,
questo caso 99.001 e lei sta, ovviamente non è un gatto molto paziente, quindi tempo che faccio cadere tutta sta roba perché si appiccica la plastica, cioè mentre quelle col sughetto o la gelatina scendono, queste robe rimangono tutte appiccicate. E quindi io avevo, cioè ho una scorta di forchette varie di plastica, però con la forchetta non riesco a ravanare bene. E ho detto mi piglio una spatolina di silicone. Ok, ci riprovo che il mio telefono non ha più spazio. Dicevo, per ravanare dalle bustine, e volevo una spatolina di silicone piccola perché quelle che ho in casa e in cucina sono un po' grosse. E poi visto proprio, ho detto vabbè, cerchiamo qualcosa se esiste per le scatolette. E in teoria questo, con questa forma, dovrebbe ravanare anche gli angoletti delle scatolette. In realtà appunto per le bustine forse un po' spesso, non lo so. E poi ha questa sorta di cannuccetta che non ho minimamente capito a cosa serva, per il sugo, che ne so, la salsina, non lo so, perché non credo che siano quelle bustine snack che tu le spremi, perché dove spremi, non lo so. Comunque ha questa forma, vabbè, a mettere, salvo questo, poi si scopre a cosa serve sta cannuccetta, vedremo. E ne ho prese due perché quando sporca una e non ho voglia di lavare c'è già quell'altra. Poi passiamo all'ultima cosa, questo è il prezzo, ve l'ho detto. Allora mi ritrovo questa scatola pesantissima, che cavolo ho ordinato questo. Allora, siccome come vedete ho fatto questi fantastici capelli biondi, ovviamente homemade, e quindi sono rovinatissimi perché ho fatto a casa, ho preso un chilo di questa roba. Allora, cheratina, qua servono gli occhiali, ho letto i feedback, sì, fantastico, mi sembra che c'è da scegliere questa marrone e quella viola, che non mi ricordo cosa cambi, forse c'è la lavanda, che ne so, costerebbe 12, l'ho pagato 8,90. Allora, cheratina, un coso per maschera e uno scalpo in salute, con una varietà di piante naturali, essenze di piante naturali, rapidamente ripara e nutre i capelli danneggiati. Tra l'altro c'è scritto in... Ok, ho cambiato telefono perché... Dicevo, con una varietà di roba. Ah, ok. C'era l'olandese e poi vedo la I, dico, anche bello c'è l'italiano. Invece I sta per inglese, è scritto in inglese. Quindi c'è tutta la storia, bello che c'è scritto cheratina grosso come una casa, c'è tutta la storia del Cyperus esculentus, non so cosa sia. È una pianta delle famiglie dei papiri, è usato sin dall'antico Egitto. E tutto il tempo, bla 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 bla. Tutta roba naturale, questa noce brasiliana, beauty fashion, fa molta salute, roba naturale, in particolare ingredienti attivi. E sarà una volta a settimana, anche di più, riesce a acquare 100% biodegradabile, non ci sono fragranze sintetiche. Ok, leggo l'inci, acqua, cetrealina, alcol cetrealica, amo di meticone come terzo ingrediente. A casa mia di meticone è un... E dove sono i cosi? Qua. Non so se me li metto a fuoco. È un silicone che non mi risulta essere naturale. E al terzo posto. Poi c'è il pentrimonio clorito, vabbè. CTR33. BHT, centrimonio clorite, acido citrico. Dopo l'acido citrico, che serve ad acidificare, quindi non è che ci saranno 12 kg.
Chesto Cyperus esculentus, il Tiger Gnat, una noce tigre. Le radici, no, i rutoi di sto Cyperus, fragranza, profumo, il green tree, non so cos'è, cioè green verde tree, il sapropila alcol, metilparabeni, olet 10, triticet 12. Cheratina al penultimo posto e noci brasiliane. Cioè le cose scritte qui sono all'ultimo, al penultimo posto. Vabbè. Io l'ho provato, l'ho tenuto almeno 20 minuti dopo cena. Vedete dei capelli fantastici? Non li ho asciugati. Sono ancora un po' umidi, il che vuol dire che domattina saranno grossi così. Ci sono delle cose fantastiche come un primo uso, nulla di miracoloso, calcolando che non sto usando silicone da un bel po'. Cos'è che uso col silicone? Qualche tinta per capelli, però fondamentalmente non sto usando né balsamo né shampoo con il silicone, quindi nemmeno da dire che il silicone, non avendolo usato da tanto, mi ha lisciato e mi ha fatto miracoli. Comunque è una maschera, comunque calcolate con i capelli veramente, cioè decolorati, sono almeno tre decolorazioni perché ho fatto tipo il coso, il come si chiama? Un vero e coso che non sono né mesh né tinta, non mi viene il balayage. Però fatta a casa, quindi ci sono almeno, soprattutto le punte, tre strati di decolorazione a fuffa, attenta a me a casa. Quindi se vi dico che non è miracoloso, però mi aspettavo leggermente meglio appunto perché erano molto danneggiati, quindi diciamo, la cosa si nota di più rispetto ai capelli sani, però bah, nulla di che. È una maschera comunque appunto, io in genere do solo shampoo e balsamo e a volte manco metto il balsamo quando sono più scuri. Ora appunto comunque è una maschera che voglio usare, è un chilo di maschera 80 8 euro, vabbè scontata 12, però è un chilo di maschera e boh, la rifilerò anche a mia madre che invece lei proprio si lava i capelli con le maschere basta. E boh, speravo un pochino meglio, però ho detto sono stasera, lo provo così. Faccio il video, mi provo la mia mollettina così mi inciccio subito in testa. Non so se vedete. E poi basta. Quindi questo video finisce qui. E dovrò contare un pezzo qui, un pezzo là. A dopo. Ma aperte, ovvero con la punta chiusa perché per i ponton io non metto cose più lunghe in ufficio del ginocchio e scarpe aperte, però non trovo scarpe aperte, cioè con la punta chiusa però aperte laterali che non si schiatti e che non uso i calzini. E in realtà la mia nuova collega se ne viene in giro con gli, se ne viene in ufficio con gli shorts e l'infradito. Potrei anch'io, però se riesco. Finora non ero riuscita perché in realtà ce ne sono a iosa, ma sono fatte come le spadrillas con la suola di gomma. E di sti tempi che esci col sole, torni che diluvia la suola di corda, cosa vuoi che duri? E vabbè, e quindi questo ho trovato. Tra l'altro ci vado. Alla fine sembrano un po' babbucce arabe perché là qui è aperto, però le dita non escono granché. E questo coso non è elastico, infatti alla sinistra.
o il piede mi va più avanti o questo è più lungo, non so, sulla sinistra mi esce il tallone. Comunque sono discretamente comode, le ho usate ieri e oggi per andare al lavoro. Ci cammino appunto tipo pappuccio, ci struscio. Qua sono parecchio sottili in mezzo, cioè strette, però non cammino con la pianta per terra, quindi. Sono un 39. E in realtà io volevo il 38 perché avevo letto che appunto usandole si allargavano e si perdeva il laccino perché si allargava. E però il 38 non c'era e ho preso il 39. Comunque non sono male per quello che le ho pagate, che ora vi dico. Allora, le ho pagate 6,88 euro. Sì, avevo preso il 39 perché gli porto il 30. Poi, quindi già vi do una recensione. Poi, questo l'avete già visto, non è. Il contenuto è questo. Allora, queste cose le puntavo da un po', però un po' di delusione. Perché sono degli occhialetti così? Perché io per le mini borse la sera un paio di occhiali ho comprato dai cinesi però in negozio, che si ripiegano tutti, diventano così. Però sono quelli di metallo proprio da nonno, che oltre a non essere molto fashion e tutti fascinosi, hanno, perché io uso tutti questi occhiali di plastica, no? Che hanno cose così, mentre quelli di metallo hanno, quella cosa di metallo e la cosina di plastica che un po' si muove, che sta staccata. E quindi io poi appunto la sera mi porto gli occhiali per leggere i menu e poi non ci penso perché anche in ufficio così metto sempre gli occhiali sulla testa, però se metto questi sporco solo le lenti. Quelli là, oltre a sporcare le lenti, poi mi si impigliano tutti questi rupini in mezzo ai capelli, un casino, poi magari se ho fatto la coda mi smonto tutto. E quindi questi qua li guardavo da un po' su Temu, e però siccome erano cari, ho detto vabbè, però ho detto vabbè, prendiamoceli. Sembrano un po' d'osso, invece è plastica ovviamente. Hanno il laccino lunghissimo, vedete, hanno il buco, che però non me ne frega niente. L'unica cosa, allora ho preso il 2,5 perché uno, io avrei l'uno, però soprattutto di questi ciarafi che costano poco, prendo l'1,5. Ho preso 2,5 e ho detto vabbè, così li uso a meno. In realtà, lunedì sera sono uscita e non si vedeva una mazza, anche perché sono veramente piccoletti, cioè non è che sono tutta questa comodità qua, te li prendi, insomma, un po' una delusione. Comunque li porto perché sono comunque più piccoli e più sottili di quelli là. Sono un po' scomodi. Però vabbè. Allora, costerebbero 3,74 e sarebbero occhiali da lettura senza braccio. Ok. E questi appunto ce l'avevo in giro perché li ho usati. Ora passiamo al bustone. Chissà se arriva lumi, che già me li puntava. Allora, cosa abbiamo qua? Allora, questo è un Deluxe Cable che costa 1,8 metri nero. 1,97 perché appunto volevo un, siccome a casa mia ho poche prese messe a muso, ho delle ciabatte, sono tutte di là e io sto come sto di qua, e volevo un po' di cavi un po' più lunghi e questo 1,80, insomma. Ah, ok, sì. Ero perplessa. Sì, così lo attacco questo qua e qua ci attacco la presa, quindi maschio e femmina. E ok, come misura direi che è lunghetto. Stiamo. E così ci posso attaccare anche questi qua multipli che sto usando. La velocità, non mi ricordo se era. Cosa diceva della velocità? USB 2.0. E tutto USB, boh.
non ho idea se sia veloce o meno. Poi, sempre per la mia cosa delle robe pieghevoli da portare in giro, ho detto prendiamoci, che li vedevo in giro, un paio di occhiali da sole, anche loro pieghevoli. Ho detto così in borsa quando viaggio, così. In realtà sono giganti e occupano praticamente lo stesso, se non di più, spazio di una custodia un po' più piccola di un occhiali da sole. Comunque, vabbè, c'erano diversi modelli, c'è anche la pezzolina e appunto anche la sua custodietta. Ho preso questi verdi che sembravano chiari, invece sono parecchio scuri, ecco, vedete, sono così. Però appunto sono parecchio grossi. Ecco qua. E appunto quelli là che ho io di metallo sono fatti allo stesso modo, spiegano una volta così. E ecco qua, cioè francamente li potevano fare un po' più piccoletti secondo me, e anche così era tutto un po' più tascabile. Comunque vabbè, carucci non ce li avevo verdi e sono molto piatti e la lente è molto molto scura. E ora se ne ritornano nella loro custodietta. Fate attenzione che non tutti hanno la custodia. Se smetto di stannotire, vi do il prezzo. Allora, 2,67. Poi la bustina. Allora, questi sono i dischetti di carta moschicida per la lampadina che cattura le pulci. Allora, quando ho fatto sterilizzare i lumi, finalmente il veterinario si è deciso a mettere la fialetta, quella da veterinari, che funziona. E infatti già alla sorella, che c'è la Violetta, e gliel'avevano già data. Infatti Violetta aveva risolto il problema delle pulci da mo'. A me no, mi diceva prendi il frontline, anche il combo non faceva una mazza. E finalmente gliela data, secondo me gliel'ha messa solo perché era sedata, prima non gliela voleva mettere. E vabbè, e quindi però, siccome vedo che già questo modello qui di lampada era già un po' tutta esaurita, ho detto vabbè, prendiamoli questi di scorta, che infatti erano anche già difficili da trovare. Però spero di aver debellato il problema pulci. Quanto costa? Vabbè, €2,79 sono, dovrebbero essere 5 almeno in genere, gli altri erano 5. Poi questa, una sportina, così in bustina con gli alpaca o lama. Alpaca. Tra l'altro io ho la schiscetta per il pranzo. Il pranzo. A pranzare vado a casa. Quando vado in giro la borsetta termica è una delle prime cose che ho preso su Shein. E eccola qua. Ma insomma, ecco. Ma sembrava più grande comunque, ok? 88 centesimi, ci sta molto molto cute. Quella che ho coi cani però mi sembra più grande, però caruccia e fa sempre comodo. Immancabilmente non le faccio mai piatte. Sempre per i viaggi che spero di fare quest'estate, perché ancora non ce l'hanno confermato l'agenzia, e ho questi qua che sono due spazzolini. Allora, in realtà c'è scritto 7 di 5 spazzolini, quindi fate attenzione, però io ne ho presi 2 a 1,19 i 7 da 2. Perché io ne avevo già preso uno, ma non lo trovo più, tanto per cambiare. Però tanto appunto questi robi, siccome si usano una volta di morte di papà,
rimangono un po' lì. Praticamente sono spazzolini. C'è pure la plastichetta, vabbè, insomma, li vedete in trasparenza. Si tira fuori di qua, si attacca di qua, questo diventa il manico e spazzolino. Ce ne due, io quello che ho adesso ce l'ho da 100 anni, appunto avevo preso quello nuovo che chi lo sa, ora ho comprato i nuovi, lo ritroverò, comunque non è che scatta, va sempre bene. Una plastica, la scatola, questa deve essere la scatola credo degli occhialetti, credo le istruzioni degli occhialetti. Poi plastica, carta, facciamo un po' di trigger, questa. Allora, questa è una spazzola da viaggio, perché è tipo carina. Tipo un po' una Tangle Twizzer, è un po' ingombrantina, però perché io appunto quando viaggio proprio non porto la spazzola, se ho quella da borsa diciamo che si piega e allo specchio, non so se avete presente, praticamente la spazzola si piega così, le setole si fanno così e poi si piega così il manico che ha lo specchio, però usandole poco di quelli là mi si rompono sempre e ho detto vabbè tanto speravo fosse un po' meno alta, però ho detto ma questo tipo mi piace come spazzola, non tira, mi piace, e quindi ho detto prendiamoci una spazzola decente perché ecco, e costava 1,21. Allora, queste era un pacchetto da 4. Uno e 49 il pacchetto da 4. Allora, questi sarebbero i vabbè. I ponci per la pioggia di emergenza. In realtà nella foto c'erano quelli che avevo già e che tra l'altro ho usato domenica perché sono andata in Francia e ha diluviato. E questo è un po' meno pratico perché quello era più compatto, era tipo proprio così, impiegato in due. E vabbè. E appunto sono fatti tipo i sacchetti della spesa, dei poncho. Quello che avevo era proprio con le maniche e tutto, non era un poncho, questi no, non lo so. Nella foto è fatto come quello che avevo, però non lo so. E appunto sono molto comodi da andarci, da tenere in borsa. È bello che appunto finora non l'avevo mai usato. L'ho usato domenica e ho detto meno male che ne ho ordinati altri. Perché poi una volta che lo usi, intanto non mi si è rotto perché era molto sottile. Una volta che lo usi poi non c'è, lo ciancichi ma non riesci più a farlo sottile. Io ho dato a mia madre, ma cosa ci fai? Non so se magari o come antipolvere se metti nell'armadio, che ne so, una cosa come custodia per un vestito, che ne so. E oppure per stendere quando piove. Poi, insomma, poi vedrà lei. E questo l'ho pagato 1,99. Questo fantasticheremo bracciale di stoffa elastica, che ne so. Con scritto Friends. Halloween. C'è già un coso freddi, la zucca. E poi double fuzz. Questo qui è Chucky, Jason. Halloween.
di tessuto. Non so, mi ispirava. E niente allergia né nulla. Poi questa. Allora ci riprovo con le cavigliere. Perché finora quelle che ho preso sono strette. Questa è con i turchesi. L'ho pagata. Pagata ben 1,58. Allora, come bracciale mi sta largo, quindi magari come cavigliera mi sta. Se non sembra. No, potrebbe starmi bene. Ok, vediamo. Più larga di quelle ali nere. Poi questi che manco tirato fuori, che costano 2,51 e sono due. Praticamente sono adattatori che vanno da Lightning a USB Type-C, perché volevo usare un po' di più siccome questo iPhone 100 anni ed era rigenerato e mi sa che tra un po' tirerà le cuoia, e comunque quello, l'altro telefono è meglio, e appunto volevo degli adattatori per vedere se funzionano appunto tipo i microfoni e accessori vari, insomma, perché non credo proprio di comprarmi un altro iPhone. Plastica, tutta roba manca, boh. Ah, questo è il cordino degli occhialetti. Perché appunto si può usare come ciuffolo. Qua c'è plastica, mi sa. No, non è finito. Allora, vabbè, questo era l'elastico che teneva i punch. Vabbè, questo qua ma. Cosino di velcro, però io credevo fosse in realtà è qua tipo il vellutino, insomma, del velcro, e qua è velcro. Io credevo fosse quello che però è tutto così ad incastro. Comunque vabbè, e è un rotolo da. Allora, 0,48, non so quanto è lungo, sarà 1 metro, che ne so. E appunto per legare cose, cavi, fascette, così. Ma sempre comodo, costava poco e ci sta. Poi, queste. Allora, queste sono praticamente le sfere dei cuscinetti. Li avevo visti in quei video in cui dicono di comprare le cose su Amazon. Praticamente allora si mette un po' d'acqua e tipo si agita e pulirebbe le damigiane, le bottiglie, no? Le cose in fondo, dal calcare oppure dal deposito, che ne so se usate l'olio così. Siccome appunto qua c'è sempre molto calcare, è molto, se sì, dovrebbero funzionare. E quindi mi sembra molto utile. 3,14 € e 200 pezzi. Sono un po' piccine, però vabbè. Allora c'è tutto, no? Occhiali, tiriti, tiriti, questo però bene. Sì. Ok. Veniamo invece a Shein. Questo è proprio chiuso, così per una volta facciamo il vero unboxing. Cerchiamo l'ordine.
Questo è un regalo. Questa. Ma dicevano che era piccola, però tutto sommato è anche grandina. Allora, per i viaggi dove mettere le medicine? Non è che ho tutte queste medicine, però è più che altro per trovarle in valigia. Così. Non è che dopo che metto un'aspirina o okay. Che 70, allora costava 1, 2, che c'è scritto? Costava 1, l'ho pagato 72. In realtà appunto credevo che fosse più piccola per quello che ci devo mettere dentro, però comoda per tenere le cose nella valigia. Poi questa, vabbè, ve la faccio vedere dopo, potete immaginare cosa sia. Questo, vabbè, questo in realtà è un doppio. Ultimamente compro le cose che poi mi scordo. Credo sia proprio uguale. Sì. Ce l'ho qua. Sì. Vabbè, non sto mai a coprirla. Comunque, sì, è proprio la stessa. Praticamente sarebbe questo. Sì, dovrebbe essere questo. Sì. È la cosa per la ricrescita, per fare i capelli più folti, che appunto avete già visto credo nell'altro video, e non mi ricordo che l'ho ricomprato doppio, tra l'altro proprio della stessa marca, almeno da dire lo compro di un altro tipo. E chissà poi se come l'ho pagato di più di me. Allora, costava 3, l'ho pagato 1,61. Sempre castano, quindi presumo sia proprio lo stesso colore. Queste, allora, sempre alla ricerca delle scarpe, le ho pagate, ve lo dico già. È un 38, io al 38 costavano 8,70, l'ho pagata 6,25. Aperta, così a rete, un sandaletto, vediamo come mi sta. Larghe, strette, non so, ecco qua. Ma non so, ma vabbè, sembra di avere il piede fasciato. Comunque, giusto per avere delle scarpe ai piedi che con cui non si schiatti quando vado in ufficio. Ho dato un colpo, ok. E boh, senza faglia e senza lode. Poi questa è la 50esima cavigliera che prendo. Allora, questa è fatta col cordino, che quindi è regolabile, e c'è la tartaruga marina, di turchesi, con questi robi che penzolano, che mi daranno i nervi. E sono appiccicose. E poi quindi si allarga così e si stringe. L'anno scorso avevo preso delle cose simili, però mi sembra fossero solo di stoffa. E me le perdevo. Cioè, tipo, se mettevo i calzini, poi boh, le perdevo in giro, cioè per casa in genere, però. Comunque, vabbè, è caruccio. Secondo me è meglio come braccialetto. Allora, costava 1,80, l'ho pagato 1,45. Ah, questo coso. Allora, questo coso qua,
Brazilian Crush. Non so se è quello o l'imitazione di un robo che vedo sempre, tra l'altro anche grosso. E tutti sempre entusiasti, che praticamente ha un profumo, un'acqua, è un acquacorpo, che ne so. Costerebbe 5,40, l'ho pagato 3,71. 100 ml, un spray emozionale di aroma d'aria fresca. Sa molto di caramello, sa tanto di caramello, sa di caramello, di cosa doveva sapere? Caramello, allora pistacchio e caramello salato, spray profumato per corpo e capelli. Warm Gourmand, pistacchio mandorla, eliotropo, jasmine petal, petali di jasmine, vaniglia, caramello salato e sandalo. Molto molto dolce, ora vediamo se persiste. Non ho idea, sì, lo vedo sempre in giro sto robo. Non ho idea se è uguale. Per me è un po' nauseabondo, però vediamo. Allora, questi sono dei scrunchies, perché comunque io perdo gli scrunchies, o comunque si rompono. Quindi ho detto, vabbè, facciamo scorta, poi ora sempre sudando si sporcano così. Bianchi e neri, varie fantasie, stelline, quadretti Vichy, pois. Polka dots. Costavano 1,40, li ho pagati 83. Poi questo. Allora, questa è un'altra di quelle cose che io compro e poi non trovo più. Praticamente sarebbe il gancio. Praticamente sarebbe il gancio per, se riesco ad aprirlo, per appendere il cappello. Se avete visto in giro le mie foto su Instagram, così, soprattutto quando vedo avere i fiori tipo la lavanda, così mi metto il cappello stile Panama, che però ha del lurex. E questo sarebbe il gancetto per appendere il cappello alla borsa quando non si usa, o la borsa o lo zaino. Qua si apre, si attacca la borsa, in qualche modo si apre, dovrebbe aprirsi. In qualche modo si apre. Dovrebbe aprirsi di qua, si apre. Aspetta, prima di spaccarlo. Ma no, questa è la cerniera. E di qua dove si apre? Ah, ok. Sì, si apre così. E si attacca, che ne so, la cosa della borsa, tipo qua. Ci vedete? Sì. Allo zaino è carino. Quell'altro che avevo mi sembra fosse nero, non lo trovo più. Questo è il cosino e credo basta. Passiamo a questa, controlliamo se mi è arrivato tutto. Sì. Cos'è sta cosa? Sì. Ok, allora questa. Ma perché io mi ricordo che l'avevo pagata a 2. Quindi
Costava 5,99, l'ho pagato 3,63. Beh, mi ricordo che costava 2. Non mi piace mica sta faccenda. Vabbè, comunque è una palette, come avrete intuito, è da un bel po' che non compro palette perché avete visto quante ne ho. Questa è della serie dello Zodiaco, di cui ne ho due, tre, non mi ricordo. E in realtà io ero convinta di averla pagata 2. Vabbè, 3 euro qualcosa ci sta lo stesso. È che appunto così nessuno se la filava, perché in genere appunto le scontano molto di più. Questi colori che non sono nemmeno molto il mio mood. Però vediamo un po'. Allora, rosetto. Questo è shimmer. Bello shimmer, direi che è molto shimmeroso. Arancionetto e rosetto. Marroncinetto e rosetto, facciamoli qua, violuccio e bordoluccio. Che poi tutto sommato non è affatto male. Un solo shimmer, tutti gli altri opachi. Sempre molto bello come design. L'unica cosa, ecco perché costava, io l'ho presa convinta di essere costasse 2. Vabbè, si vede che dopo che l'ho comprata è aumentata, che ne so. Vabbè, comunque non è male come colore. Il marroncinetto però è un po' troppo rossiccio come. Sì, è un po' rossiccio, questo sarebbe, con l'estate, dai, ci sta. Non è nemmeno molto calda come colore. Ok, la preferivo di più a 2 euro, e basta, il video finisce qui perché c'era già una puntata e sto schiattando e ora mi attaccherò il ventilatore, anche se sono mezza raffreddata, influenzata, che ne so. Buonanotte.